Caligara, il gol è arrivato grazie a una bella prestazione perché tu oggi hai sudato una grandissima partita, però io ho ammirato soprattutto la freddezza nel calciare quel rigore in un momento così importante della partita, un rigore determinante perché ha cambiato probabilmente il percorso dell'Ascoli. Oltre ai Sì. gol di Mendes e di Forte, però il tuo è stato in un momento particolare. Certo, penso che era arrivato il momento di assumermi determinate pressioni, perché era un rigore pesante che è determinante per il nostro percorso che stiamo facendo. Ho voluto assumermi io la responsabilità, me lo sentivo, sono andato sicuro sulla palla. Non dico che al 100% sapevo di far gol, però ero convinto che sarebbe andato bene. Poi per fortuna siamo stati in partita. Anche sull'episodio del rigore loro, che eravamo in 10, non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati sul pezzo. Una prestazione da squadra vera, quale dovevamo fare? Perché venivamo da tre risultati brutti, in due partite ci è mancato qualcosa, quindi volevamo riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada. Adesso deve essere in queste 7 partite che mancano, tutte le partite devono essere così, con questo atteggiamento, con questa voglia di ribaltare le partite, di vincere le partite tutti assieme. Da chi gioca, da chi entra, da chi è panchina, dobbiamo essere un gruppo unitissimo e oggi l'abbiamo dimostrato. Sei cresciuto molto in questa partita, sia nel primo tempo ti abbiamo visto bene, ma soprattutto nel finale hai anche fatto un contropiede quasi da solo e conquistato una punizione. Stai lavorando molto bene, ti senti meglio? Sì, ma io penso che quest'anno ogni partita che passa mi sento a livello fisico sempre, sempre meglio. In settimana cerco sempre di migliorarmi per far sì che arrivo pronto alla partita, di stare sempre meglio, di alzare sempre l'asticella ogni partita. Fabrizio, hai parlato di carattere, di voglia di vincere. Oggi a un certo punto abbiamo visto i fantasmi. Siete rimasti sul pezzo, siete andati oltre le difficoltà. Soprattutto te, ti abbiamo visto molto concentrato nel momento in cui la squadra si stava un po' sfilacciando. È stata una grande prova di responsabilità sia a livello di squadra che personale. È stato un esame superato. Immagino che sia un pomeriggio molto bello, sia di squadra che per te si cresce in queste partite. Tu oggi credo che sei cresciuto molto. Certo, ogni partita ci lascia a tutti noi un insegnamento, sia individuale che collettivo. Sapevamo che era una partita fondamentale e anche se le cose inizialmente non sono andate come volevamo, perché comunque eravamo partiti bene, poi purtroppo abbiamo preso gol nel momento che secondo me stiamo facendo una buona partita e da lì siamo partiti senza pensare che stavamo perdendo 1-0, subito voglia di riprendere in mano la partita. Poi c'è stato l'episodio del rigore, l'espulsione, non abbiamo mai mollato. A parte dopo l'espulsione, 10 minuti che abbiamo avuto un po' di difficoltà, poi abbiamo sempre avuto voglia di riproporci, di andare a far gol e di vincere la partita, che era una cosa fondamentale. Lo volevamo noi, lo voleva la piazza, dovevamo dare un segnale ai tifosi e penso che gliel'abbiamo dato. Allora, diciamo che Mendes quando segna l'Ascoli vince, perché abbiamo vinto a Modena, mi sembra che ha segnato al Cagliari, hai segnato oggi, hai fatto un gol alla Mendes, diciamo, di rapina. Come ti sei trovato in quel ruolo? E noi durante la gara, perlomeno io, il mio giornale, ti abbiamo giudicato tra i migliori in campo per il movimento che hai fatto e per tutto quello che hai dato alla squadra. E Sì, ti facciamo i complimenti, tra l'altro. grazie. Una partita difficile, però questi gol è molto importante. Io ho visto il cross di Caligara, e la palla è quasi come Modena, che una respinta, e io vado a fare gol come punta, un avanzato. È facile giocare al fianco di Dionisi e Forte, insomma, siete stati tutti e tre molto belli, no? Quindi movimenti, cioè, si è visto, insomma, un certo spessore in attacco. E quanto è bello segnare al Del Duca, ci avevi già segnato col Cagliari, però quanto è bello in questo modo in una partita così determinante. Inizi un po' a conoscere l'ambiente bianconero e quello che la tifoseria può dare. Sì, mi piace giocare con Fede, con Forte, anche con Setti, con Chris, perché
Fede tiene tanta esperienza, anche parla tutta la partita, sempre parla che devo fare in la partita, anche in allenamento, sempre parla tanto e mi aiuta, e anche Ciccio forte. E oggi abbiamo fatto una bella partita anche avanti, sempre una bella pressione. E questi gol sono tanto importanti per noi giocatori come per tifosi, per la piazza, perché tifosi sempre con noi, anche fuori fai tanti viaggi di tutta Italia, però qua fu bello stare stadio pieno, e quando il tifoso sta con noi è sempre più facile. Pedro, complimenti per il gol. Oggi il mister ti ha schierato trequartista dietro alle due punte. Come ti sei trovato in questo ruolo per te inedito e quanto comunque è stato importante il lavoro che hai dovuto fare da schermo sul loro playmaker, Van de Loy? Ti sei sacrificato moltissimo, tant'è vero che quando sei stato sostituito eri stremato. Hai corso davvero tanto, è quello che ti aveva chiesto il mister, oltre ad essere incisivo in fase offensiva. Sì, abbiamo provato in allenamento e io sono un giocatore che si posso aiutare a trequartista, punta, a sinistra, a destra, come mister, come quiere, però io sempre vado a fare lo che mister parla in allenamento, e questo fu molto buono anche per me, perché ha fatto di tutto. Ha fatto tante corse tutto campo, e è difficile perché è un lavoro differente. Non giocare tante de spalle, giocare più davanti, però mi piace anche. Con la maglia bianconera hai realizzato tre reti contro Cagliari, Modena e oggi che sono valse 9 punti. Quindi diciamo porta bene quando Pedro Mendes segna. Sei soddisfatto del tuo bottino di gol e in generale sei contento di come sta andando avanti la tua esperienza con la maglia dell'Ascoli? Sì, l'esperienza è fantastica perché mi piace questa competizione che sarebbe molto competitiva, e mi piace stare con questa maglia perché i tifosi mi piace questo cuore che stanno sempre. E voglio bene che ho fatto 3 gol, si può aiutare con più gol, meglio, però adesso manca 7 partite, l'importante è vincere, fare punti per la salvezza. Ti stai ambientando nel calcio italiano, no? Perché insomma abbiamo visto che anche all'inizio giocavi sempre allo stesso modo, però adesso insomma i movimenti sono migliori, è tutto un altro Mendes, no? Quindi conosci il calcio italiano adesso molto meglio, soprattutto la Serie B, i difensori avversari, perché in Portogallo il calcio è molto più tecnico, più bello da vedere, siete più belli nei palleggi e quindi qua è molto più, forse molto più maschio, no? Quindi Sì, come è ti ci stai sempre, trovando adesso? sempre differente in Portogallo, anche ha giocato in Spagna, è più tecnico, in Portogallo è più tattico, qua è più tattico però molto intenso, è difficile però per capire sempre qualcuno tempo, si deve capire il calcio, come si fa, e anche i miei compagni mi aiutano tanto, come ha detto che Fede parla sempre con me. Prima partita, primo allenamento, che deve fare così, così. E così mi piace perché tutti i giorni è un giorno che devo fare meglio, e tutti i miei compagni mi aiutano.